anche in questo periodo di lockdown il capitolo BNI Maioliche Difesa è cresciuto a livello di membri e anche di presenze nelle varie riunioni in piattaforma. Sì, è vero, è stato assolutamente un bellissimo periodo, è stato interessante e anche in questo periodo in cui ci siamo riuniti online e non fisicamente abbiamo avuto una bella crescita sul territorio e molte aziende che sono venute a visitarci, molti professionisti che sono venuti a visitarci hanno deciso poi di entrare a far parte della squadra, del gruppo di lavoro, e tanto che vediamo l'artigiana legno di Roberto Tagliaferri, abbiamo Manuela Iannacone, architetto, e abbiamo Fisioline nella persona di Michela Bassi, che sono entrati nel nostro nuovo gruppo e stiamo facendo bellissimi affari già anche con loro. Michela Bassi, come si è avvicinata con la sua Fisioline a BNI? Allora, tramite un membro che ha una palestra e la mia collega, quindi tramite conoscenze sono partita come ospite e la cosa fin da subito mi ha creato interesse, mi ha creato curiosità e voglia di farmi conoscere e quindi ho deciso di entrare a far parte di questo gruppo. Il poliambulatorio sta crescendo anche con nuove collaborazioni. Certo, assolutamente. E ho già iniziato ad avere i primi contatti per avere proprio delle collaborazioni all'interno del mio ambulatorio con specialisti nuovi. Speriamo, insomma, che sia questa un buon nuovo inizio per accrescere i servizi che possiamo dare qui a Fisioline. Perché entrare Tagliaferri dentro BNI? Perché si è presentata un'occasione dove farci conoscere, diciamo così, in un panorama molto più vasto che è il nostro territorio. In questo momento i risultati si ottengono? Beh, direi che ci sono delle belle prospettive, secondo me, delle ottime prospettive. L'imprenditore naturalmente deve essere ottimista, si riparte? Sì, si riparte. Noi che ci occupiamo di arredamento di vari settori tipo moda, case private, eccetera, abbiamo vari sfoghi, ecco, vari campi dove possiamo operare. Ecco. L'architetto lavora? L'architetto lavora, io mi occupo prevalentemente di interior, quindi si lavora, chiaramente questo periodo non è stato, insomma, agevole, però si è lavorato comunque molto con internet e poi tramite BNI ho scoperto un mondo, insomma, ho avuto la possibilità di entrare in contatto con colleghi e comunque persone all'interno, insomma, dell'ambito edilizio e non di capitoli diversi in Italia, quindi assolutamente interessante. Questo naturalmente allarga il business anche fuori dal territorio. Assolutamente, allarga il business, allarga i contatti che sono fondamentali, interessante il concetto di BNI, di Giver's Gain, quindi il dare per ricevere, quindi l'idea prima è riuscire a creare contatti e comunque oltre a crearli ne ho ricevuti molti, quindi interessantissimo.